Signori, Birdemir, benvenuto in un nuovo episodio di Cyberpunk. Nell'ultimo episodio ci siamo salutati proprio qui. Siamo stati fottuti dai Voodoo Boys e io non mi sono voluto fidare di lui, che è un Nightwatch, praticamente la polizia in breve. Non mi sono voluto fidare perché, insomma, vita di strada, diciamo che sono voluto restare anche a tema con quello che è il nostro personaggio, no? Mi tentava passare dalla loro parte perché non mi piaceva il fatto che non ci davano domande, non ci davano informazioni su quello che stavamo andando a fare. Ci hanno mandato qui, fai questo, fai l'altro, stai zitto e sti cazzi. Quindi già da lì non mi piacevano. Però ora abbiamo avuto la prova, loro hanno fritto il cervello a tutti una volta ottenuti i dati che gli servivano, liberato chi dovevano liberare. Quindi Brigitte, che dovrebbe essere il capo dei Voodoo Boys. E ci hanno fritto insieme a questa gente, solo che io sarò stato salvato di nuovo dal biochip, quindi è come se il mio personaggio non può morire. Ok, adesso usciamo. Porca puttana. Adesso usciamo da qui e vediamo di raggiungere i... Oh, sono già qui due dei suoi. Oh cazzo, Cavivon. Vuoi parlare con Placid? È questo che vuoi? Perché posso portarti da lui? Lo trovo da solo. Fanculo, non posso ucciderli. Bastardi. Bastardi. Dove cazzo è la mia macchina? Sempre che me la fottono. Ok, raga. Questo è il momento decisivo della vendetta. Facciamo questa missione e poi andiamo a parlare con Takemura. Sempre. Bisogna vedere quanto va a durare, eh. Mamma mia, sono senza parole. Ma tu guarda, figlio di puttana. Dei pezzi di merda a tutti gli aspetti, quelli a Pacifica. Dai, saliamo da quel bastardo, che sono curioso di sapere come andrà. Vai. Figlio di puttana. Ah, mi fanno pure passare, che non se lo aspetta. Sei tornato? Come? Come hai fatto? Volevi fottermi! Busensa! A sé! Chi te nu? Ma utewe! Sì, ma ho visto anche le scansioni. Non è un ragnon. Voi e Pep Nuamba. Qui non siamo al sicuro. Io vi freddo tutti, vi freddo. Mandi via Placid solo per me? Non voglio che ti faccia del male. Non possiamo permetterlo. Tu sai del biochip, vero? Sì, e dobbiamo controllare in che stato è. Come cazzo posso fidarmi? Che hai visto nelle mie scansioni? Di sicuro più di Placid. Hai riconosciuto il biochip perché lo stavi già cercando. Dobbiamo esaminarti. Se sei sopravvissuto nel gym, lo devi al chip. Dovevi pensarci prima di cercare di uccidermi. Dovevi pensarci prima di cercare di uccidermi. Se io ero qui, il chip non correva pericoli. Se in buone condizioni, ti offriamo un buon prezzo. Anche qualcosa di più per il valore affettivo. Non è in vendita. Il biochip non è in vendita. E non potete strapparmelo via. Era già in condizioni di merda prima che mi avventurassi nel gym. Perché? Non funziona? Non è quello. Il problema è che nessuno è in grado di tirarlo fuori senza uccidermi. Visto che avete commissionato voi il furto, ho pensato che poteste aiutarmi. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Evelyn Parker. Ti dice qualcosa? Ah, la doll. La puttana. Ci hai trovato perché ti ha mandato lei. La puttana. Forse tra l'altro si è rivelata del tutto. Tra l'altro ho capito che lei, raga, sapete chi è questa Brigitte? Quella che negli episodi precedenti abbiamo visto all'interno della Brain Dance. Quella con cui parlava, che era tutta oscurata, diciamo, il volto. È palesemente lei, perché quando andavi nella scansione termica si vedeva anche i capelli così. Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al chip. Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti. Allora, dopo di te. Affanco. Seguiamoli, vediamo cosa succede.
Ed era pure la stessa persona che lei spiava parlare. Sempre nella brain dance. Ora ci sto pensando, la voce è la sua. Decaffeinato. Allora, intanto aspetta. Avete la vostra versione Avrete la vostra versione di interfaccia SynthTech. Abbiamo la nostra versione di tutto. Non usiamo niente della città. Come faccio a sapere che tornerò? C'è qualche garanzia? Sarai nella nostra fortezza telematica, sotto controllo. Il vostro controllo? Se sapessi cosa c'è nel cyberspazio, non faresti tanto il difficile. Ok, aspetta. Prima voglio sapere perché vi serve Silverhand. Vogliamo contattare Alt Cunningham. Sappiamo che lei e Silverhand erano intimi. Alt. Il relic a cui Lara Saka teneva tanto è la nostra unica pista. Alt Cunningham, l'ho sentita nominare. Oh, e chi è? Dove? E da chi? Me ne ha parlato Johnny. Da Johnny, ma non mi ha detto molto. Johnny? Ok, V, è meglio se glielo dici. Dirle cosa? Beh, di noi. Il costrutto è attivo. Io e Johnny ci raccontiamo qualche stronzata ogni tanto. Controlleremo anche questo. Pensi che abbia le allucinazioni? Secondo te ho un amico immaginario? Si sa poco di come un engramma possa esistere nella rete neurale di un umano. Beh, ti dico una cosa. Non è l'ideale per l'umano. Come pensate di contattare Alta? Cercheremo di isolare un frammento unico dell'engramma di Silverhand dal biochip. Alt lo riconoscerà. Se le è rimasta un po' di umanità dopo anni oltre il Blackwall, risponderà. Oh, aspetta. Non avevi parlato di andare oltre il Blackwall? L'ho appena fatto. Direzione connected. Minchia. Connection stop. Allora, in teoria, quindi, noi dobbiamo cercare di contattare tramite, appunto, il fatto cosa che aspetti? Noi abbiamo... Il ghiaccio si scioglie se abbiamo, non ti decidi. Abbiamo Johnny, questa persona che era molto intima con lui. Procediamo. Dio mio. Ok. E ora... Johnny. Vai, plongi. Oddio. Ma che cazzo? Dove siamo? Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Un ponte per la rete oscura. E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. È tutto pronto. Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverhand per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Alt. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Brigitte. Oddio, siamo nel 2023, tra l'altro, l'anno attuale. Incredibile. Ah, qui è quando lui muore. Quando Johnny muore. Sto tornando indietro, 2013, 10 anni prima. Oddio. Cosa succede? Sono io nei panni di Johnny con la voce di lì. Il palco. E lì c'è lei, quella è Alt, la ragazza di Johnny in teoria. We'll never fade away! Johnny! Che cazzo fai? Così non va, per niente! E poi? Che vuoi fare, Samurai! Eh? Trascini un corporativo sul palco, lo fai inginocchiare, lo cospargi di benzina. Guarda e gli fan. Dai fuoco! E dai, vieni! Oh, vaffanculo! Tu sì, però.
Sei solo ad avere problemi con me. Perché tutti gli altri si sono stufati. Non hanno più voglia di provare a farti ragionare. Tu sei fuori, cazzo! Ma va a far culo. Ma sono l'unico che ha una visione. Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo. Oh, e qua c'è lei. Cazzo. Il concerto, Carrie, o... Abbiamo fretta, eh? Ma guardati, tutto teso e incazzato. Mamma mia, attenzione. Attenzione. Oddio. Oddio, calcio nei coglioni. Oh, deciditi. Vai anche lei. No, ti prego. Porca puttana. Porca puttana, raga. Vabbè. C'è la censura, ragazzi, peccato. Peccato. Ci siamo divertiti, dai, ci siamo divertiti. Santo cielo. Ah, è un vero peccato, cazzo. Hai ancora voglia di litigare? Che c'è? Fumare dopo aver scopato non è abbastanza zen per te? Dobbiamo riscrivere l'arte della guerra? È finita, Johnny. Basta. Solo non volevo sparire senza dirti qualcosa. Non devi per forza sparire. Posso sempre... Cosa? Scoparmi quando non hai nessun'altra? Esatto. Dai, oggi ti è andata bene. Cagion. A volte sai essere un vero bastardo, Johnny. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti, se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai... Tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo. Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi «Morte alla Arasaka!» Ah, ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo al farci qualcosa, quello spetta a te. Sei confusa. Siamo venuti qui per farci una scopata, non perché tu mi facessi la predica. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Che cagione. Ma io... pensavo... Non un'altra cazzo di parola, ok? Sta zitta. Per una volta. Sei senza speranza, cazzo. Non sai un cazzo di me. C'è solo questo tra noi. È questo che siamo. Lei penso che era innamorata, ma Johnny no. Oddio. Cosa ho visto? Ehi, dove vai? Ho altro da fare. Silverhead! Ehi! Gran pezzo, giù! Alt. Zit!
Cazzo vogliono quelli? Risparmiatela. Non so perché. Domani suoniamo ancora. Guarda come vengono qui a rompere i coglioni. Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Vaffanculo. Oh, hai un bel caratterino, eh? No! Johnny! Oh. No! No! Ma è così che è morto Johnny? Forse la prima volta, forse è ferito. Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Porca puttana, bruttissimo, raga. Cazzo è questo? Questa è tutta la storia di Johnny, raga. Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda, l'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu? Lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo sputo, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Johnny. Vaffanculo. Tanto non mi ascolti. Avanti, parla. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. E tu? Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no, era una scheggia. Impianti del genere non li trovi dal rigattiere. Ti è andata bene. Ci hai visto giusto. Hai del materiale da paura. Peccato abbiano infilato la mia fonte in un furgone e siano scappati. Tu hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Il rapimento di Alt è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. E il carattere di Johnny è questo, capisci? Per quello faccio queste scelte. La Rasaka la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Quindi è te che doveva incontrare. Aspetta. Alt doveva incontrare te stasera. Ha detto che potevo aiutarla. Non scherzava. La Rasaka ci aveva già provato, ma ad Alt era andata bene. Era sfuggita alle loro lame d'amantide. Ha detto a me che aveva paura ed è venuta da te. Sì. E francamente comincio a capire perché. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un'IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Pensa alla Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? La Arasaka sarebbe inarrestabile.
Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Una storia trita e ritrita. Arasaka ha voluto provocarmi. E c'è riuscita. Hai capito. Quindi, che vuoi fare? Vieni con me? Dove? All'Arasaka Tower. A riprendere Alt. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Vieni con me, ti lascio guardare. Conosco della gente. Prima passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciumli. Ma guarda quant'era sicuro di sé Johnny, eh? Vabbè, era un personaggio, raga. Ti aspetto in macchina. Non metterci tanto. Aspetterai quanto devi aspettare. Dove cazzo è Rogue? Di sopra. Siediti. Non muoverti. Mamma mia. Mamma mia quanto siamo rispettati, raga. Odio questa cazzo di città. Odio questo Johnny. Non ti conosco. Non è un problema. Basta che tutti gli altri conoscano Johnny Silverhand. Ma mi serve il tuo aiuto. Stiamo aspettando un cliente. Uno che apprezza la discrezione. Anch'io un lavoro per voi. Anch'io un lavoro per voi. È urgente, ma la paga è buona. Quanto? Fatti i cazzi tuoi, non ti riguarda. Ora sì. Il rocker ha tirato fuori il portafoglio. Non ci arrivi. Non è qui per un cazzo di lavoro. Mi sta prendendo per il culo. L'ultima allora volta... Allora stavolta fatti furba. Fatti pagare in anticipo. Allora, quanto, Rocker? Il doppio della vostra tariffa. Vi pago il doppio della vostra tariffa. Il triplo. E vieni con noi. Se lei non si fida di te, non mi fido neanch'io. Ok. Affare fatto. Davvero urgente. Cazzo, Johnny, non ti sei accorto che ti seguivano? Mr. Silverhand, ora vieni con noi. Certo, fatemi solo finire questo. Madonna mia, raga. Non mi dispiace neanche per voi. Hai un sacco di ammiratori. Si può. Sono colpita, sul serio. Ai fianchi. Un elicottero. Davvero? Mamma mia. Mi hai fatto incazzare questa volta. Ma tu guarda quanto era ricercato. No, è fighissima sta roba, raga. Veramente figa. Sì, ti abbiamo in... Al riparo. Concentrati. Devo avere. Rivellatelo. Ehi, lasciane qualcuno anche per me. Convergete! Mi distruggo! Ah, culo, minchia, ho fatto con l'atra, raga, ho preso per quello che... Che cazzo stai facendo? Fuoco! Via, via, via! Quell'elicottero tornerà, puoi starne... E ti veniamo dietro, suona malissimo comunque, non ti preoccupare, bro, tu guida. Cazzo, che sa fare? Ti copro io. Porca puttana. Guarda questo qui che manco. Che cazzo ci trovava? Manco. No, niente male. Mamma mia, raga, una strage. Dobbiamo sbarazzarcene. La prossima a destra. Ti compro io. Ma vai. Sono di qui. Che cazzo spara l'altro? Ma quello è buggatissimo, raga. Ancora spara, non c'è più nessuno. Ok, quindi guarda, chi guarda. È che dobbiamo tirare fuori? Compro io. Alt Cunningham. Netrunner. Oddio, sta sparando lei. Cosa sto vedendo? Deve essere lì. La storia migliora ogni minuto che passa. Come vorreste fare? No. Uno di voi due stronzi ha un piano. Ti ammazzo, peggio. Sì, distraiamo. Facciamo casino. Chiamo Nancy. Nance,
Lei sa come radunare una folla. La chiamo. Organizziamo un party sotto la Arasaka Tower e alziamo il volume al massimo. Buon uomo, la sta smitragliando. Non riesco ad essere serio con una roba del genere, raga, perdonate. Ma che cazzo? Facciamo un concerto all'Arasaka? Oddio, ma è pazzo. Non abbiamo ancora numeri precisi riguardo alle persone ferite nelle rivolte, ma i nostri inviati sono sulla scena alla Arasaka Tower e tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Ah, ottimo. Abbiamo fatto un po' di... Stai registrando tutto? Perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare, ma sta lontano da me. Dai, non c'è molto tempo. Quanto? Il mainframe. Dobbiamo trovare il mainframe. Arriva. Soldato a terra! Qua siamo all'interno della Arasaka. Che cazzo abbiamo? Da dove? Preparati. Quattro in vista. Ne ho quattro in arrivo. Ma non vedo un cazzo, cosa mi chiavete? Ah. Via. Guardiamo il pugno! 5 secondi e siamo dentro. Pronti? Vai. Sono sotto attacco! Pronti o no? Arrivano! M'hanno frattato! Fuoco! Ma io voglio vedere Johnny a pugni quanto toglie. Posizione persa! Minchia, ma lui è fortissimo, ragazzi! Riparo! La porta è così spessa che ci servirebbe un carro armato. Avete una soluzione? Ci provo io. Porca puttana. Cos'è? Ah. Hai ragione. Prova questa. Ah, ecco perché ce lo siamo portato dietro. Un'onzia. Perfetto. Che poi in teoria si è aperta più che sfondata, però... Cazzo è Akira? Ti dal cazzo tu, dov'è? Sì, ma non si fa. Non entrano le colpe. Oh, senti. Hai rotto il cazzo, però. Mica, ecco l'altro. Ti consiglio di non disturbarla. Cosa hai fatto ad Alt? L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Levati dal cazzo. Oddio. Ehi, mi senti? Alt. Alt, avanti, non farlo. Cazzo! Johnny. Sarà per questo che vuole distruggere la Che Arasaka. Cazzo fai? Stai ancora riprendendo. È tutto quel... È inutile. Lei non... E ammazzarlo! Peccato. Dobbiamo questo andare. Calo di frame, raga, però mamma mia che scena. Johnny è morta. Secondo me è per questo che vuole annientare la Arasaka, raga. Su, forza. Di quello che vuoi dire. Non mi avevi detto nulla di Alta. Cioè? Cosa dovevo dirti? Non so. Che stavate insieme. Che ha programmato lei il Soul Killer. Che è morta. Come cazzo ci aiuterà ora? Facciamo una seduta spiritica. Non è morta. È riuscita a fuggire. Ho visto il suo cadavere. Alta è scappata. Nella rete. Quando l'hai scoperto? Quando mi ha contattato poco tempo dopo. E? Che ti ha detto? Che era prigioniera nella sottorete della Arasaka. Che non potevano farle nulla. E mi ha detto di non andare a cercarla. E tu cosa hai fatto?
Mi sono procurato due cariche termonucleari. E sei tornato alla Resaca Tower. È morto per lei. I Voodoo Boys pensano che Alt sia dentro al Black Wall, quindi. I Voodoo Boys credono di sapere dove sia, dietro il Black Wall. Dove nessuno può raggiungerla. E Brigitte vuole andare là solo per entrare in contatto con Alt per parlarle. Ka-ching. Mamma mia, raga, ma che cos'è sto gioco? Ma io non ce la facevo con una storia così. Un attimo. Mi è sembrato un po' più di un attimo. Mi è sembrato un po' più di un attimo. Ho visto un bel pezzo della vita di Johnny e di Alt. È possibile. I dati che riguardano Alt sono collegati a una forte traccia di memoria nel costrutto. Molto forte. Questi ricordi devono aver evocato una reazione emozionale molto potente e si sono proiettati sulla tua coscienza. Emozioni, sì. Parecchie. Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silverhand. Ora siamo pronti a contattare Alt. Prima dobbiamo andare più in profondità. Mamma mia, riusciremo a contattarla? Oltre non esistono confini. Oltre il Black Wall. Pochi sono andati dall'altra parte. E nessuno è mai tornato. Ma comunque per lei fantasia è assurdo sto gioco. Prima di attraversare il Black Wall rimuovete il costume. Quindi non sapete... Ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi. Prima che attraversiate il muro, voglio che rimuoviate la psiche di Johnny. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dall'altra parte. Cazzo. Dovevo aspettarmelo. Non hai mai avuto intenzione di aiutarmi, vero? Non ha più importanza. Tu porrai fine a tutto questo. Beh, tanto non ho molta scelta veramente. Però una cosa che mi preoccupa è che io non voglio perdere a Johnny. A lì. Come passo dall'altra parte? Johnny, non puoi restare qui. Alt Cunningham. Alt. Dio, cosa sta succedendo? Parleremo qui. Tranquillo, lascia fare a me. Johnny. Hai attraversato il Black Wall per incontrarmi. Significa che va tutto bene? Che tra noi è tutto a posto? Ho riconosciuto il codice del tuo engramma, ma non so perché sei qui. Per darti la chance di ripagarmi per averti tirato fuori dalla Resaca Tower. V, questa è Alt, la miglior netrunner che Night City abbia mai visto. Alt, questo è V. Devi salvargli la vita. Mamma mia. Cosa hai fatto a Brigitte? Cosa hai fatto a Brigitte? È ancora viva? Sì, ma al momento non è necessaria. Che cosa vuoi? Questo chip, il Relic, mi sta uccidendo. Il costrutto che contiene si sta facendo strada nel mio sistema neurale. Questo lo vedo, ma perché è un mio problema? E perché non dovrebbe? Tu hai creato il Soul Killer. Tu hai dato alla Resaca una cazzo di superarma che ha demolito me, te e metà dei Netrunner di Night City. La tua morte è stata una tua responsabilità. Cristo, Alt! Sono venuto a salvarti. E adesso mi dici che non è un tuo problema. Non lo è. L'Alt Cunningham che hai cercato di salvare alla Resaca Tower non esiste più. Dovrebbe essere ovvio per te, visto che sei il responsabile della sua morte. Cazzo. Non sei morta per colpa di Johnny. Come fai a saperlo? Ti ho visto nei suoi ricordi. È stato un incidente. Quello che hai visto è una visione soggettiva di quello che è successo.
un resoconto degli eventi distorto che Johnny ha immagazzinato nel suo subconscio e rivissuto all'infinito. Non ha niente a che fare con la realtà. Se non sei Alt, chi sei? Uso i suoi dati mnemonici. Ma dai, l'hai trovato lì l'atteggiamento da stronza glaciale? Ok, capisco che odi a morte Johnny, ma io... Non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Cosa? Ma sei stata tu a creare il Soul Killer? Il programma che ho creato ha poco in comune con quello modificato dall'Arasaka. Ok. Che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te? Se ottenessi accesso al Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nel Mikoshi e tu aiuti lì, d'accordo? La miglior netrunner che la città abbia mai visto non può entrare nel Mikoshi da sola. Sono una minaccia ben nota lì. Hanno letteralmente un muro di black ice con scritto sopra il mio nome. Tipo una divisa da carcerato su misura. Mi rifiuto di finire di nuovo lì dentro. Cosa puoi fare per me, esattamente? Chiunque abbia incontrato finora ha detto che sono sbacciato. Con chiunque intendi Hellman? Il leccaculo personale di Saburo? Quando il residente del Soul Killer sarà dentro il Mikoshi, io creerò un tuo costrutto, per poi districare la tua rete neurale da quella di Johnny. Dopodiché reinserirò il tuo engramma nella tua forma mortale. Quindi... mi salverai la vita, ma dovrai uccidermi per farlo. La tua coscienza, gli engrammi neurali, saranno salvati come dati. Il resto cesserà di esistere. Il resto? L'anima. Non ho dato io il nome al programma, ma il Soul Killer fa precisamente ciò che promette di fare. Non me ne frega un cazzo di queste stronzate. V torna nel suo corpo, no? Non cambia niente. Cambia tutto. Lo sai bene. Bene, allora abbiamo un piano. Ma come entrerete nel Mikoshi? Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrarci. Erano figli della rete. Quello era il problema. Noi contiamo sul fattore umano. Apriremo una breccia ed entrerai nel Mikoshi. Allora, siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Mikoshi. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Come ti contatto una volta pronto? Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione sicuro. E con i Voodoo Boys come la mettiamo? Non vi ostacoleranno. Questi erano gli accordi. E così sei sopravvissuto? Di certo non grazie a te. Di certo non grazie a te. Non devi prenderla sul personale. Noi cerchiamo il costrutto di Silverhand. Tu sei sfortunato. Hai avuto un incidente e sei stato coinvolto. Quindi va bene trattarmi da idiota? È così che fate affari? Forse dovrei avvertire Alt. Osi farmi la predica? No, tempo e fiato sprecato. Meno male che abbiamo finito. Non voglio più avere a che fare con voi. Oh, merda! Io. Il biochip. Sono i crampi del terzo trimestre. No, certo che è il cazzo di chip. La mia Silver Endosi sta peggiorando. Stai per caso puntando il dito contro di me? Merda. Era il tuo cuore. Riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo l'Arasaka, bla bla bla, distruggere il Mikoshi.
Stai proprio diventando me. Non fumare non va bene, sei un coglione. Mi sa che hai ragione. Litighiamo come due vecchi su una panchina al parco. Dovremmo cominciare a fidarci l'uno dell'altro. Non mi piaci nemmeno. Il problema è che secondo te se giustifica i mezzi. Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come, non so, come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. Oh, quella era la tua di morte. Il Mikoshi. Perché Arasaka l'ha sviluppato? Se solo potessi entrare nella testa di Saburo Arasaka. Le persone si possono comprare, indottrinare, ma solo nel Mikoshi si possono fare a pezzi le anime, per poi dopo riprogrammarle. Ne hanno accumulato una bella collezione. Pericolosi netrunner digitalizzati e messi da parte. Probabilmente ora li stanno usando, li stanno controllando. Governare i cuori e le menti delle persone. Ecco di cosa si tratta, come al solito. Le corporazioni hanno sempre cercato di comandare le persone. L'ambizione di Saburo è più grande: controllare l'umanità. Credo di capire perché odi il Mikos. Capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Sai perché? L'eternità dura per sempre, ti negano il diritto a morire, ti trasformano in qualcun altro. Cambiano la persona che sei, ti trasformano in qualcun altro senza che tu te ne accorga. Sì, è questo, cazzo. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Ti accorgi che quello che stai facendo a me è la stessa cosa che l'Arasaka fa nel Mikoshi? Sì, lo so. E voglio sistemare le cose. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Mamma mia, raga. Bellissimo. Noi per questo episodio ci salutiamo qui. Io... Cazzo, stai cercando? Ti è caduto qui, coglio. Io nel prossimo episodio cercheremo di andare avanti. Incontriamo Takemura. Vediamo di andare al Mikoshi. Mamma mia, raga, tanta roba. Ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Ciao, belle mie.